Salve, grazie di esserci. Ricordate la ritirata di Russia? Quella moltitudine di ombre nere come anime di un infinito purgatorio in fuga dagli attacchi dell'Armata Rossa e dal terribile gelo della steppa a dicembre 1942. Ebbene, a me sembra che la vicenda comunitaria di Foggia degli ultimi 10-15 anni, in parte anche della sua grande provincia, sia una sorta di ritirata di Russia, con tutte le declinazioni del male possibili, ovvero la scoperta, l'attribuzione di mafiosità, l'irresponsabilità dello Stato, il deficit di politica, le traiettorie di declino, l'inconsistenza delle classi dirigenti, il destino da ultimi, le fughe di generazioni, infine la diserzione civica. Tutti i volti del male, appunto, in questa drammatica ritirata in cui ci si è aggrappati a un istinto, resistente istinto di sopravvivenza. È vero tutto questo, ma è anche vero che in questi 2 o 3 lustri qualcuno ce l'ha fatta. C'è chi ha retto, ha resistito, ha rilanciato, c'è chi ha vinto. La sua personale partita, che poi è diventata una battaglia più generale. E per questa ragione ho affidato a Lucia Piemontese, il compito di raccontare queste storie, queste biografie che mi piace definire irriducibili, queste, le autonomie responsabili, le persone appunto in carne e ossa che hanno attraversato il deserto di questi anni. E ce l'hanno fatta perché forti di un pacchetto di, come dire, di abilità, di requisiti, che le hanno rese uniche. E per questo abbiamo deciso di partire in questa galleria con Francesca Cangelli, docente universitaria, famiglia importante del capoluogo, la cui vicenda professionale è stata segnata sino a qualche anno fa da un conflitto duro, radicale, drammatico per molti versi, con l'ex rettore Ricci. Vicende che i lettori dell'attacco conoscono bene. Da un lato un'idea chiusa, introflessa dell'università, quella dell'ex rettore, una università totalmente indifferente a logiche di merito, di qualità della ricerca, o anche solo comunione con la comunità di riferimento. Una università tutta protesa a garantire logiche di clan, carriere, cordate alla fine. Francesca si mette di traverso, vince. Dopo anni la sua personale battaglia diventa riferimento anche di settori della comunità accademica. Insomma, è una che ce l'ha fatta. E noi pensiamo che ci siano altre storie come quella di Francesca che andremo a raccontare sulle pagine del giornale. Ma noi pensiamo che la vicenda della docente universitaria sia appunto in sé espressiva di quei 5 fattori, di quei 5 requisiti che riteniamo determinanti per, nella costruzione di profili pubblici, di profili di nuovi servitori delle istituzioni e della comunità. Ecco, il primo requisito, il primo paletto, quello del conflitto. Ora siamo inguaribili volterriani, è noto, quindi crediamo appunto che il mondo sia davvero, come diceva il filosofo, un grande tempio dedicato appunto alla discordia, così diceva. Ma insomma, il conflitto ha un valore positivo, l'urto con il reale, la collisione con l'ordine costituito fa crescere, costituisce progresso. E non bisogna avere paura anche delle ferite che eventualmente si aprono, perché quelle ferite andranno poi a cicatrizzarsi e comunque non si può mai rimanere con il dubbio di non averci provato, perché ciò che non abbiamo usato abbiamo certamente perduto, come diceva Oscar Wilde. E insomma, Francesca ci ha provato.
Ma la sua interpretazione del conflitto, secondo Pareto, non è stata un'interpretazione di quelle sterili fini a se stesse. Altrimenti, appunto, sarebbe stato nichilismo, fascinazione del nulla, bella morte. Insomma, a lui non interessa questo. Per lui il conflitto ha senso se, come dire, si prova a vincere, si prova a strappare, come dire, risultati positivi non solo per se stessi. Insomma, si costruiscono mediazioni, come si diceva un tempo, avanzate, cioè si lavora per obiettivi concreti, misurabili. E lì ce l'ha fatto. E ce l'ha fatto facendo una scommessa importante in tempi di, come dire, di illanguidimento del gioco democratico, di compressione dello spazio pubblico. Ce l'ha fatta investendo invece tutto sulla visibilità della sua battaglia. Perché questa battaglia lei non l'ha costruita dentro segrete stanze o attraverso mediazioni opache, oscure, grigie, perché lì è chiaro, vincono i soliti noti, vincono loro, i vecchi conservatori, i gattopardi, insomma. Ha provato a giocarsi questa battaglia per una università diversa dentro lo spazio pubblico, dentro il perimetro dello spazio pubblico, cercando anche con la sponda dei giornali di modificare stati del sentire collettivo, di orientare verso, come dire, valutazioni diverse, quel po' di opinione pubblica di questo territorio. E non era semplice perché vincono, lo sapete, le scorciatoie. Invece lei no. Quarto Pareto, la competenza, il valore della conoscenza, la solidità del background professionale che sta dietro certe battaglie. E Francesca era questa persona competente. È questa persona che crede nel valore appunto dello studio, del sacrificio, dell'analisi anche, della memoria. Quinto e ultimo Pareto, la cura dell'interesse generale, sapere che la nostra personale battaglia si iscrive dentro una visione, un impegno più generale. E questo è accaduto perché l'ambizione è legittima, ma poi bisogna anche naturalmente costruire dinamiche collettive, come è accaduto. Insomma, noi pensiamo che ci siano tante altre storie, tante altre biografie come quella di Francesca Cangelli. Proveremo a raccontarle, lo leggerete nelle prossime settimane e accompagneremo questa idea di galleria anche con un altro, come dire, un'altra incursione in quelle che noi definiamo le riserve morali di questa comunità, cioè personalità del mondo accademico, delle professioni, della società civile, che in una qualche maniera non hanno abdicato, non hanno disertato, ma hanno conservato un rapporto fecondo, costruttivo, anche se critico, con la città. Una sorta di panchina lunga, per intenderci, per dirla con una immagine più calcistica. Siamo convinti che ci siano le condizioni per ripartire. L'attacco sarà il riferimento naturalmente di queste energie in movimento. Grazie, alla prossima.